Ciao a tutti, sinceramente non so il reale motivo per il quale sto realizzando questo video, ma purtroppo lo sto realizzando. In seguito ad un sondaggio che ho realizzato sul mio profilo Instagram, in cui vi chiedevo se dovessi tagliarmi la barba completamente a zero, ha vinto di gran lunga la risposta sì. Quindi all'interno di questo video io oggi mi andrò a tagliare la barba completamente a zero. Ad aiutarmi moralmente e psicologicamente in questa ardua impresa c'è la mia ragazza, che è qui alla mia destra. Praticamente faccio un cazzo. Esatto, però mi aiuterai e mi starai vicino, giusto? Sì. Grazie mille. L'unica parte corporea che si vedrà in questo video della mia ragazza è questo. Grazie dalla regia. Probabilmente è il video che realizzerò con più ansia all'interno di me. È solamente la seconda volta nella mia vita che faccio ciò. E la prima volta non mi sono assolutamente filmato. Vedrete come cambierò completamente. Cosa ridi? Hai paura? Sono... Probabilmente dopo questo video mi lascerà. Esatto. Se dico di no, no. Se ti dico di no, no. 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 Non mi limiterò a tagliare solamente la barba, ma ovviamente taglierò il pizzetto e anche i baffi. E probabilmente dopo aver compiuto questa fantastica operazione diventerò un bambino di 10 anni. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social network, che vi lascio come sempre qui sotto in descrizione, soprattutto su Instagram, dove tendenzialmente pubblico foto nude. Per realizzare questo video addirittura mi sono tolto gli occhiali, ed è la prima volta che probabilmente la gente mi vede senza occhiali. Mi sono messo le lenti a contatto in modo tale che il risultato si noti nella maniera più concreta e reale possibile. Non mi dilungo ancora, la intro è già troppo lunga, vai con il video. Aziono? Vai. Vado? Vado. Ma devo farlo pian piano, graduale o una tirata? Io partirei dal 100. Dal 100 così? O faccio metà e metà? Bella domanda. Bella domanda, vero? Bella osservazione. Non possiamo chiederlo di rispondere perché ormai sarà già fatto tutto questo. Io quindi... farei al 100 solo per avere quella soddisfazione. Presente video su Instagram. Che faccio così, proprio così? Sì. Ma aspetta un attimo, una cosa, un'altra cosa. Io ho pensato a tagliarmi la barba, ma le basette le lascio o no? Esatto, sto pensando anch'io. Facciamo che inizialmente le lascio e poi vediamo se sto di merda e esatto. Sembro un aristocratico dell'Ottocento, le tolgo. Esatto. Vado? Che ansia. Vado? Vai. Aspetta, prometti davanti a tutti che indipendentemente dal risultato mi amerai comunque. Ma ti amo sempre, anche sì. Quando mi scorreggi in faccia. Va bene. Vado piano però. Vado, ti giuro, che ansia. Vado in... Che merda! Ragazzi, da oggi il nome del canale cambierà da Riccardo Dose in Mozart. Mi farà anche un po' di irritazione, quindi se vedrete un po' rosso, io tendenzialmente ho una pelle sensibile. Si sta trasformando pian piano in un video di make up and beauty. Madonna. Guardami. Madonna. Oh, vabbè, la lascio così. Neanche Mosè aveva la barba così. La divisione delle acque. Dopo però devi prestarmi uno specchio, perché io sto facendo qua ma non vedo niente. Comunque tra poco sta arrivando pure qui a casa un mio amico. Dai. E mentre arriva, mentre entra, io mi filmo e sentiamo la sua reazione. Esatto. Giusto? Esatto. Vabbè. Tra l'altro, mentre la mia aiutante mi sta andando a prendere lo specchio, vi faccio vedere il risultato del taglio dei miei peli pubici. Inoltre io vorrei portare come contenuto all'interno di questo canale un'intervista doppia con la mia ragazza, ma non l'ho ancora convinta. Mai nella vita. Quindi qui sotto nei commenti per favore convincetela, perché sarebbe un video davvero molto figo da portare. Se ti dico il nonno. No, guarda che sto cambiando completamente fisonomia. La tua faccia si è rimpicciolita. La taglio bene, perché non è che poi esco di casa con i ciuffi. Oddio, di profilo non sei più tu. Madonna, sembra che abbia un mento piccolissimo. Esatto. La mia fortuna è che comunque in una settimana più o meno non mi ricrescerà mai così lunga, però mi ricresce. I baffi li lascio ancora, quindi? Sì. Oddio! Te avevo detto che sarei cambiato totalmente. Madonna!
no! Guarda che mento piccolo! Porca vacca! Ragazzi, come sta venendo? No. Ovviamente qui sotto nei commenti poi fatemi sapere, anche se farà schifo, com'è il risultato finale. Cosa ne pensate? No, Riccardo, non mi guardare più in faccia! Oh, vabbè, ma adesso sembro veramente un pirata. Oh, santo cielo! Com'è il mio profilo in questo momento? Madonna! Com'è il mio contouring? Come che schifo? Hai detto che comunque non mi avresti la... Vabbè, è normale che... Ti immagini se non mi crescerà mai più e rimarrò così per sempre? Secondo te ti abituerai? No, ma ti prego, vai avanti, ti prego, mi sto sentendo male. Ragazzi, qui da Speedy Gonzales è tutto, ci vediamo in Messico. Ti prego, vai avanti, parli troppo! Tu parli troppo, sei logorroica. Guarda che faccia che c'hai. E questa è la mia vera faccia. Quindi tu non mi hai mai visto per quello che realmente sono, ma per quello che potrei essere. Lo so che è un cambiamento drastico, vediamo a che altezza l'ho fatto. Bravo, inizia da lì, poi pian piano... Tra l'altro mi si sta già un po' irritando la pelle. Ragazzi, non lo faccio completamente con la lametta, perché se una volta ho provato a tagliarmi con la lametta e mi è uscita un'irritazione incredibile. Sono stato ricoverato in ospedale, partita una rissa tra i miei genitori, mia mamma che ha pestato mio padre, incredibile. No, ti giuro, la tua faccia si è rimpicciata. La mia faccia è completamente cambiata. Ovviamente ci sono ancora i baffi, ma tra poco andranno via pure quelli. Aspetta che vi ho un audio. Sentiamo l'audio. Raga, vi giuro, la sua faccia si è tipo rimpicciolita un botto. Ti giuro, cioè sembra proprio... Chi sembro? Un coglione. Un coglione. È diventato nudo, non so come spiegarlo. Sono diventato un noodles. Taglio il pizzetto? Sì, via. Guarda che anche... Via. Sposta quel bus. Sposta quel bus. Eccolo. Madonna. Però ha una bella bocca. Oh, cavoli. Cavoli. Senti come pizzetto. Sei family friendly all'interno di questo video. Potrei fare un video con i miei contro te. Wow. Kira e Ray. Adesso taglierò i baffi e diventerò un celebre dittatore che non nominerò, sembra persino Voldemort, che non si può nominare perché altrimenti mi demonetizzano il video. Colui che non può essere nominato. Mi demonetizzano il video, quindi io come vivo, come guadagno, come vivo, come guadagno. Ma con i baffi biondi non so se viene. Mi si sta scaricando tra l'altro il rasoio. Sì. Taglio tutto completamente. Sono un po' triste. Perché sei triste? Non so più Riccardo di vita. Sei cambiato. Sono cambiato anche caratterialmente, non solo fisicamente. Madonna, ma cosa sono diventato, ragazzi? Un teen idol! No, guarda, te la devi far crescere. Mi crescerà nel tempo biologico di ogni organismo. Ma le basette le lascio. A me piacciono le basette. Fai quello che vuoi, tanto ormai è andato tutto a farsi fottere, quindi. Allora, facciamo che per adesso le basette le lascio, perché ho già fatto abbastanza danni. Fatemi sapere qui nei commenti se mi devo tagliare pure le basette o le lascio. Allora, questo è il risultato finale. Ti piace o no? Sinceramente? No. Grazie. Ti faccio una domanda un po' più difficile. Se tu mi avessi conosciuto così e non come... Ma tu chi mi hai conosciuto? Senza barba o con la barba? Con la barba. Ma non tantissima. Non tanto. Vabbè, se mi avessi conosciuto completamente così senza barba, ti sarei piaciuto comunque o no? Bella domanda. Come bella domanda? Ovvio che mi saresti piaciuto, amore. Grazie. Sì. Va bene. Tra l'altro ho in mente un'altra idea strana, che è quella di tagliarmi i capelli non completamente a zero, ma corti.
e di farli di un colore strano, magari azzurri, magari leggermente un po' più lunghi qua sopra e qua proprio rasati, magari sull'azzurrino, cose così. Stai attento a come utilizzi. No, se devo tagliare i capelli me li vado a tagliare non così da solo, ma vado da un parrucchiere e mi faccio una cosa fatta bene. Secondo voi devo farlo o no? Adesso l'ultima cosa che manca in questo incredibile video è la reazione del mio amico che sta per arrivare a casa mia. Quindi momentaneamente stoppo il video, lo riaccendo quando lui entrerà in casa, direi. Esatto. Quindi ci vediamo tra poco, spero non tardi. Ragazzi, è arrivato in questo momento il mio amico a casa, quindi vedremo la reaction. Piano, se no cade tutto, ragazzi. Oh, ragazzi, ci chiami Teletubbies. No, raga, a parte gli scherzi, dove siamo? C'è televisione! C'è una videocamera, dovete vendere un rene poi per ricomprarla. Sì. Madonna, che ansia, oh, chiudi, state mettendo. Sei pronto? Che ninja! Sei pronto? Chiudi la porta. Madonna! Non ci credo, sembra un altro. Sembra che è appena arrivata la pubertà. La pubertà. Manu, fatti vedere. Fai vedere che sei il figlio illegittimo. Ciao. Io ce l'ho un po' la barba. Allora, Manu, pazzesco, che sogno. Incredibile, che sogno. Justin Bieber dei poveri. Ragazzi, il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. Grazie, Manu. Grazie, Yasmin. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Anch'io. Siete commossi? Sì, hanno le lacrime. È la prima volta che sei così gentile con noi. Adesso. Appena si chiuderà il video, inizierò a mandarli a fanculo di nuovo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!